ricettina da sballo. Allora ragazzi, oggi faremo uno o due punche come questo, perché lo stampo è piccolo e diciamo l'impasto che farò è per uno stampo molto più grande. Per quanto riguarda la pasta del plum cake, voi potete fare anche un plum cake adesso, l'altra pasta voi la potete conservare in frigo e farla il giorno dopo, non è assolutamente un problema. Allora, per quanto riguarda la pasticceria, la primissima cosa che dovete sapere è che tutti gli ingredienti devono essere sempre a temperatura ambiente. Le uova, il latte, yogurt, quello che voi andrete a mettere. Noi andremo a fare un plum cake, cioè due plum cake, comunque con lo yogurt. Quindi gli ingredienti sono praticamente 200 g di farina, in questo caso io utilizzerò la farina per i dolci, però potete utilizzare la farina 00. Poi andremo a mettere 70 g di fecole di patate, in modo che viene molto più morbido. Andiamo a mettere, in questo caso, facciamo due plum cake, e quindi andiamo a mettere due vasetti di yogurt. Normalmente lo yogurt è 125 grammi, quindi due vasetti di yogurt per fare un plum cake unico più grande, oppure avete stampi più piccoli, ne fate due, però comunque l'impasto, la pasta è sempre la stessa. Due uova, un lievito per dolci, quindi una bustina da 5 grammi, uno zucchero vanigliato, che potete benissimo miscelare insieme allo zucchero normale, che sono 140 g di zucchero normale, il succo d'arancia, la buccia d'arancia e 100 g di olio d'oliva. Potete utilizzare anche l'olio di semi. Andremo a utilizzare del burro fuso per metterlo praticamente nello stampo. Quindi acquista anche questo sapore di burro. Durante la fase di preparazione vi consiglio di accendere il forno, perché la fase di preparazione della pasta non è assolutamente lunga. Quindi il forno deve essere già acceso durante la fase della preparazione della pasta, in modo che si riscalda. Logicamente ci vuole anche un pizzico di sale, che serve per attivare il lievito. Quello che vi voglio dire è che o prendete delle fruste normali, quindi a mano, oppure prendete questi tipi di frollini elettrici. Allora, iniziamo adesso la preparazione. La prima fase che dovete fare sempre, non dovete mai dimenticarlo, è quello di setacciare le farine per evitare che si fanno grumoli nella pasta. Quindi la prima cosa che noi andremo a fare sarà proprio di setacciare le farine che andremo a mettere a parte in una ciotola del genere. Poi dopo, man mano, le andremo a inserire nel composto, perché la prima cosa che noi andremo a miscelare sono tutte le parti liquide. Quindi l'uovo con lo zucchero vanigliato, yogurt, il lievito per i dolci e poi andremo a mettere il succo d'arancia. Quando avremo messo questi primi ingredienti liquidi, incominceremo a mettere qualche cucchiaio di farina, dopodiché incominceremo a mettere anche l'olio. Potete mettere alla fine, non lo mettete tutto intero, cioè direttamente, mettetelo sempre poco alla volta, ok? A più tardi inizio a prepararla. Allora ragazzi, come vedete abbiamo setacciato le farine, quindi la fecola e la farina normale, ma non le abbiamo mischiate ancora. Non le mischieremo, perché le andremo a mischiare direttamente qua dentro con il frullino. Adesso stiamo mischiando lo yogurt con le uova. Quindi ogni ingrediente fatelo mischiare per bene. Fate mischiare bene ogni ingrediente. Adesso andremo ad aggiungere lo zucchero e andremo sempre a mischiare. Come vedete abbiamo adesso messo tutte e due, sia lo zucchero normale che lo zucchero vanigliato. Adesso andremo ad aggiungere il succo d'arancia con la buccia d'arancia grattugiata.
ragazzi, sempre girando, se voi avete gli ingredienti già fatti, già con la possibilità di versarli, voi potete sempre, senza penna al viva mai, potete sempre mischiare. Adesso abbiamo aggiunto 2 grammi e mezzo di sale, quindi poco sale, e abbiamo aggiunto anche il nostro lievito. Lo facciamo sciogliere per bene in tutto il composto. Adesso, sempre mischiando, che io non vi faccio vedere perché devo fare a 2 mani, poco alla volta con un cucchiaio, senza miscelare le farine, andiamo ad aggiungere le nostre farine nel composto. Voilà. Una volta che poi avete aggiunto man mano la farina, dovete mischiare bene. Vedete che non si formano gruoli. Se la setacciate, potete metterla pure così normale, non è che la dovete setacciare per forza, però comunque viene una pasta con i grumoli dentro. Invece in questo caso qui, come vedete, la pasta è bella liscia. Dovete sempre montare, ragazzi, per almeno una decina di minuti, quindi dovete far fare questa crema, quindi fatela montare per bene. Con un cucchiaio vi aiutate a fare scendere la farina che è presente nei bordi. Quindi frullate sempre. Quando avete fatto quei 7-8 minuti, aggiungete a filo l'olio. Vuol dire che voi aggiungete l'olio man mano, quindi in modo molto non aggressivo, non tutto l'olio insieme, ma poco alla volta. Deve essere ben miscelato con tutto il composto. Aspettate più un che. You will rest one rest sap of sumoro. E look at this. You are ancora? No. You are là. Ok, you rest la fortuna. Tomorrow is the first. Ok. Come avete visto, parlo praticamente diverse lingue, no? Un po' mischiate. Diciamo che serve per farci confondere. Allora, ragazzi, quando vedete che questo impasto incomincia ad essere così bello comunque, significa che questo qui è un impasto che può rimanere, quindi in questo caso, come abbiamo il nostro stampo in silicone che è piccolino, quindi possiamo riempirlo a metà, conservare questo per metterlo in frigo e farlo il giorno dopo. Allora, per chi come me vuole mettere all'interno della frutta candita, si può fare benissimo, ma cercate di evitarlo con la frusta elettrica. Quindi piano piano mischiate con una frusta che non è elettrica e aggiungete i pezzi all'interno. In questo caso noi andiamo a mettere mela, pera e albicocca. Andiamo a mettere come vedete, quello è il Danubio che ho fatto la settimana scorsa, quindi è durato 8 giorni, il prodotto quando è fatto in casa è completamente diverso, non è la roba che compriamo dalla pasticceria, quindi come vedete dura più di 8 giorni. Allora, quando vedete che fa quest'onda sopra, significa che è pronto per essere infornata. Voilà. Adesso andremo a inserirci la frutta candita. Abbiamo inserito quindi la nostra frutta candita all'interno. Adesso quello che andremo a fare sarà diffondere un po' di burro e quindi passarlo sulle pareti dello stampo. Voilà. Come vedete, abbiamo riempito il primo stampo che andiamo ad infornare. Per un plum cake del genere non dovete mai, praticamente nello stampo del plum cake non dovete mai arrivare fino al bordo, perché tenderà a crescere, e stesso la lievitazione chimica dei lieviti che sono stati messi, che tenderà a crescere. Non dovete mai riempire tutto il plum cake, quindi dovete lasciare un bel po' di spazio.
Il prune cake viene utilizzato questo stampo proprio perché tenderà ad aumentare al centro, quindi fa quella classica spaccatura che è particolare del prune cake. Quindi diciamo che non dovete mai superare un bel limite, quindi questo limite qua, un po' più della metà. Adesso andiamo a mettere, per un prune cake del genere occorrono siano una ventina di minuti, però io comunque vi consiglierei, senza aprire il forno, di controllare dopo una 25 minuti su per giù con uno stuzzicadente, qualcosa che potete prendere, uno stuzzicadente, adesso andiamo a trovarlo perché ci stanno, voilà, eccolo, con uno stuzzicadente al centro per vedere se è cotto. Se non è cotto dovete continuare la cottura. Ti mette lo stuzzicadente al centro per vedere se è bagnato. Se è bagnato significa che non è cotto e si deve ancora cuocere. Quindi incominciamo a farla per una 25 minuti. Normalmente un plum cake di questa grandezza è una mezz'oretta, quindi proviamo 25 minuti, ok? 170 gradi, forno ventilato. 180 gradi forno statico. Adesso l'altra pasta o la potete fare dopo, magari però vi serve il forno e quindi non avete il tempo, o potete prendere degli altri stampi, però non ve lo consiglio perché gli altri stampi di forma differente, in poche parole il plum cake, la caratteristica del plum cake è proprio la parte centrale del plum cake. Perciò vengono utilizzati proprio degli stampi così. Voi potreste utilizzare anche stampi così. Io l'ho cacciato per lavarli un po'. Stampi, questi qua sono per fare la delizia al limone. Quindi, che andremo comunque a fare. Poi stampi per fare delle torte. Voi potete utilizzare anche questi stampi qui. Però la caratteristica proprio del plum cake è questo fatto che si alza proprio al centro. Quindi diciamo perciò viene utilizzato proprio questo stampo particolare per il plum cake, proprio questo tipo di pasta che fa questo effetto. Quindi quando lo andate a mettere in un recipiente più grande, praticamente si spaccherà. Quindi perciò vengono utilizzati questi tipi di stampo. Possiamo quindi lavorare tutte e due i plum cake adesso, cioè finito uno, possiamo iniziare l'altro. Però non è obbligatorio, quindi l'altro potete prendere tutta la pasta e passarla in un contenitore più piccolo, metterla in frigo e farla il giorno dopo. Logicamente, quando la cacciate dal frigo dovete sempre riportarla a temperatura ambiente, quindi la dovete mettere sempre un po' di tempo fuori prima di infornare. Voilà, adesso abbiamo infornato e quindi adesso dobbiamo attendere la cottura della pasta. Nel frattempo io pulisco un po' tutta questa roba. A più tardi. Allora, già si incomincia a sentire un bel profumino. Ragazzi, in questa fase di crescita del dolce, qualsiasi esso sia, pan di Spagna, plum cake, questo quello che fate, non dovete mai aprire il forno prima di una mezz'ora, perché altrimenti la pasta decresce, perché questa qui è una pasta che cresce a contatto con il calore. Però la cosa, perché non si riempie tutto lo stampo? Vedete che cosa sta succedendo? Vedete, la pasta cresce. Il problema delle paste che servono per fare i dolci è che si induriscono alla fine. Quindi durante la fase della lievitazione sono sempre molto morbide. Quindi se voi mettete l'impasto proprio al bordo, o molto prima, un pochettino prima del bordo del vostro stampo, nella fase della crescita praticamente la pasta fuoriesce. Quindi questa è una cosa che dovete fare veramente attenzione. Come vedete sta facendo la classica spaccata del plum cake, perciò viene messo in questo stampo. Anche se lo mettete in stampi del genere, praticamente vi farà la spaccata al centro. Quindi perciò viene utilizzato questo tipo di stampo, perché proprio la particolarità di questa pasta è proprio l'effetto spaccato che fa al centro. Quindi, come vedete, lo sta facendo in modo automatico. Quindi adesso, quando vedete che il bordo, che la parte superiore è diventata praticamente dorata,
ben dorata, voi con uno stuzzicadente mettete lo stuzzicadente al centro, quindi potete aprire il forno perché è passata una bella mezz'ora, quindi mettete lo stuzzicadente al centro, se fuoriesce umido con un po' di pasta attaccato, oppure vedete che cambia il colore lo stuzzicadente, nel senso che diventa si vede l'umidità, allora lo dovete mettere di nuovo in forno per qualche minuto, perché significa che la parte centrale non si è cotta. Perché queste paste che servono per i dolci tendono a cuocersi dall'esterno verso l'interno, quindi la parte interna è quella che prende più tempo per cuocersi rispetto alla parte esterna. Allora ragazzi, quando incominciate a vedere che la crosta è diventata bella dorata, quindi state a qualche minuto dalla fine, che abbiamo messo i 35 minuti, in poche parole ho fatto più. Adesso lo cacciamo fuori, prendiamo lo stuzzicadente, perché queste le cotture in forno variano, specialmente dei dolci, che dolce è veramente molto molto difficile, non è più facile, e quindi mettiamo al centro. Se fuoriesce asciutto, vedete che è quasi proprio asciutto, quindi praticamente mettiamo un altro punto, no, è ancora un po' bagnato in alcuni punti. Ora, per evitare che questa parte qui diventa troppo scura, andiamo a prendere la carta alluminio Domopack, quindi facciamo cuocere gli ultimi 5 minuti mettendo il Domopack sopra, che formerà uno scudo, formerà praticamente un altro tipo di forno. E quindi adesso facciamo cuocere giusto per quei 5 minuti, che mancano quei 5 minuti, quindi abbiamo messo questa maggiore espansione di calore, e quindi facciamo cuocere praticamente 5 minuti proprio, e quindi il nostro plumpé è cotto. Voilà. Nostra carta. Il plumpé dovrebbe essere perfetto. Vedete? Ti tira un po' di pasta, è ancora un po' crudo all'interno. Mettiamo adesso la carta sopra. Stecchino inserito, cottura perfetta. Possiamo tirarlo dal forno. E quindi pensiamo adesso a fare l'altro punto. Un attimo solo che faccio questa operazione a due mani. Bello, vedete com'è bello cotto? Al centro è cotto benissimo. Non lo muovete troppo, perché adesso si deve raffreddare per fare in modo di consolidarsi. Adesso facciamo il secondo plum cake. Andiamo via con il secondo plum cake. Come vedete, riusciamo a fare con l'impasto che ho fatto o un unico plum cake più grande, quindi utilizzando uno stampo più grande, oppure riuscire a fare due plum cake, quindi è molto molto bene. Allora passiamo quindi direttamente a 42 minuti, facciamo fare direttamente 42 minuti. Voilà. Ragazzi, cottura perfetta, un po' di zucchero a velo e i nostri plum cake sono pronti per essere consumati. In questo caso ne abbiamo fatti due, però con lo stesso impasto potete prendere uno più grande e lo fate anche più alto e lo fate anche più alto, sono abbastanza alti, però comunque sono ottimi, cottura perfetta, l'impasto è fatto benissimo, quindi niente da dire.
un po' di zucchero a velo e di gioco è fatto. Ciao ciao a tutti, alla prossima. Bella. No, no. Voilà.